Ed eccoci qua, amiche mie. Allora, io sto preparando qui le farfalle, una pasta che si chiamano farfalle, vedete? Quindi io la vado a fare. Ho soffritto la pancetta e adesso la vado a scolare. Va bene? Faccio vedere tutti i passaggi. Ecco qua. E la rimetto sul fuoco. Sto facendo le farfalle alla carbonara. Quindi adesso questa è la pancetta, ci vado a sbattere un uovo. Ho messo un po' di sale. Basta un uovo, eh. Poi ci aggiungo un po' di parmigiano. Vedete? E lo andiamo a mescolare tutto con l'uovo. Poi c'è chi non mette la panna, no, nella carbonara, o mettono soltanto il tuorlo. Io invece ci metto tutto l'uovo intero. E per farla ben saporita, perché a me piace mangiare saporito, ci vado a mettere un po' di panna, anche se, ripeto, alcune persone non la mettono, però io la metto perché è buona. Poi ci vado a mettere anche un po' di pepe, poco. Ecco qua, vedete? Andiamo a mescolare tutto. E questo qua. Allora, andiamo a mescolare. Riaccendo il fuoco e ci metto il composto della pancetta, pancetta affumicata. Poi ci metto anche l'uovo, vedete? E vado a mescolare. Poi se vedete che è un po' asciutta ci potete aggiungere un po' d'acqua, però in questo caso, ecco qua, queste le mie farfalle alla carbonara. Sono buonissime e saporitissime, adesso vado a impiattare. Vado a impiattare le mie farfalle. Vedete che bontà, ragazze? Cioè, ma le dovete fare però queste ricette, perché sono ricette buonissime. Ecco qua. Guardate che bontà. Vedete? Farfalle alla carbonara. Poi ci andiamo a spolverare un po' di formaggio sopra. Guardate, che meraviglia, eh? Farfalle alla carbonara, come le faccio io. Va bene? Grazie amiche mie, se vi sono piaciute mettete un like, un commento. Andate sulla mia pagina di Facebook, mi troverete lì, La Cucina di Francuzza, oppure su YouTube, Francuzza Bortone. Ok? Metteteci un bel like e commentate. Ciao!